Buonasera, persona. Sarebbe carino una risposta. Buonasera. Grazie. Volevo ringraziare a tutti di essere venuti qua questa sera così particolare, non tanto perché piove, a me piace quando piove, l'umidità fa bene alle ossa, e niente, più che altro perché volevo ringraziarvi la Fenice, questa associazione di ragazzi bellissimi che ci stanno ospitando, hanno organizzato tutto questo. Oltretutto hanno permesso che questa sera, nonostante che sia piovuto tantissimo, ci hanno permesso comunque di fare lo spettacolo, quindi magari io li farei un applauso. Grazie. No, sono un po' triste, perché mi ha lasciato la mia ragazza, mi ha mandato un WhatsApp prima, mi ha detto che non c'è più niente da fare. Sì, questo sarebbe anche bello, che magari la gente dice no, poverino. Vabbè, vedo che nessuno ne frega niente, quindi adesso cerco di giocare col microfono un po' per divertirmi. E sostanzialmente mi ha detto comunque no, perché tu sei troppo egoista, egocentrico, pensi solo a te stesso, non pensi mai agli altri. Allora, io ho detto dai, provo a cambiare, ci provo, dai, insomma. Quindi stavo pensando, magari faccio un regalo a qualcuno e magari anche al signore lì che sta messaggiando. Chi stai messaggiando? Mi sto filmando. Posso? Anche ah, è registrato, no, aspetta. Ma volevo chiamare la polizia, ma dopo ho paura che ti chiamano te. Vabbè, non lo faccio. Questa è nuova, la gag con la vecchia l'hanno già vista tutti ieri, allora. Comunque vabbè, la metto qua. Niente, allora ho detto, ma magari faccio un regalo a un bambino, perché alla fine i bambini sono il futuro, quindi magari tipo te. Sì, ti posso fare un regalo? Sì. Come ti chiami? Dada. 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 Ok, Enrico. Enchanté. Ti piacciono i palloncini? Sì. Dillo qua. No, non è che devi urlare, è un microfono, quindi tu parli e lui amplifica il suono. Allora, adesso c'è un tempo morto, quindi magari tutti fanno un applauso a Giada. E magari con tutti. Bravo, 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 bene. Allora, Giada, che colore lo vuoi il palloncino? Non è arancione, è viola. Così impari che dalla vita non puoi avere tutto quello che vuoi. Ok? Sì,
Aspetta. Hai fretta? Ok. Sei qui tutta la notte, alla tua età. E dopo, quando hai 18 anni, cosa vuoi fare? Gli after a Berlino, anzi. Vabbè. E... Vieni. Giada. Oh, Giada, va bene che sono stupido, però fino a un certo punto, cioè... Allora, Giada, qual è il tuo animale preferito? Il falco. Dillo qua. Ci provo. Giada, qual è il tuo secondo animale preferito? Dillo qua. No, Giada, questo è il mio orecchio, questo è il mio orecchio. L'avete sentito? Ha detto l'aquila. Ok, Giada, qual è il tuo terzo animale preferito? Il cavalluccio marino. Il cavalluccio marino. Va bene, Giada. Ti piacciono i cani, Giada? Sì, hai detto sì. Hai detto sì? Hai detto sì più o meno, hai detto sì. No, adesso hai detto no. Sì. Sta buono. Guarda, guarda la videocamera. È in diretta. Guarda la videocamera. Hai detto sì più o meno. Quindi adesso ti faccio un cane. Ok. No, te adesso lo prendi il cane. No, no, te lo prendi. Cos'è? Cosa vuol dire? A cavallo nato non si guarda in bocca. Pensa se è un cane. No. No. Giada, come lo vuoi sto cane? Felice o arrabbiato? Felice. Felice, va bene. Adesso Giada lo prendi e vai al posto, ok? No, stai, non stai attenta dove tocchi! Dove metti le mani, ok? No, 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 Giada, adesso te vai là. Oh Giada, non è che lo spettacolo stai facendo te, io ti ho chiamato, ok? Qua, ok, beh, guarda, prendilo lì, brava, brava, attenta, adesso è brava, ne! L'hai rotto. Scoppialo! Giada, va bene così? Scoppialo! Un applauso a Giada. Bene, adesso mi hanno detto, oh, mi hanno detto dai, sei un bravo giocoliere, buona a fare lo spettacolo. Allora io l'ho fatto ieri lo spettacolo, allora oggi ne faccio, volevo fare una cosa più contemporanea, cioè un circo contemporaneo, senza musica, circo di ricerca. E adesso lo faccio, va bene? Sì o no? Sì! Oh, c'è un entusiasmo, vero che piove, tutto quanto, però c'è, cioè, dai, eh? Va bene?
Okay, grazie. Allora, facciamo che è un numero un po' studiato, serio, cioè quindi bisogna fare un po' silenzio, focalizzare bene quello che faccio, guardarmi e non commentare troppo, ok? Va bene? Va bene? Sì! Grazie. Prego. Ok. Giada, vieni qua. Vieni. Vai al posto, Giada. Ha ha ha!
Adesso tutti quelli che hanno lanciato una clava potrebbero alzarla in alto bene. Hai un problema? No, qua alla spalla, vedi? Puoi fare così, guarda. Il braccio, guarda. È la giacca che ti è stretta. Vabbè, mi servirebbero 4 volontari che alzino la mano. Oh! 4 volontari, signori, venite pure, grazie. Prego, vi girate verso il pubblico. Allora, grazie di essere così volonterosi e volontari. Mi puoi dire come ti chiami? Matteo, un applauso, signore. Mi puoi dire come ti chiami? Nicolò, un applauso, signori. Emilio. Antonio, hai un fan club. Sì. Non è solo la giacca che ha dei problemi, secondo me, ma quello ne parliamo poi. Allora, adesso, signori e signori... Oh, guarda, un cellulare! Di chi mai sarà? Qua ci sono dei messaggi, guarda. Ma quante signore poco vestite. No, scherzo. Tieni tu. Puoi metterlo in tasca.
Bene, signori, adesso andremo a fare un gioco di magia. Allora. Non mi ricordo mai come si mettono. Te lo giuro, non mi ricordo. Secondo me erano... Boh. Oh, proviamo, andiamo a tentativi, poi dopo al massimo ci prendo. No. 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 Questa è una figura del cavolo, si dice anche, no? Quando ci sono queste cose che capita. Allora, adesso... Allora, te, facciamo così, guarda. Te ti metti qua. Un applauso, signori, sempre per, hai detto? Matteo, allora Matteo, metti qua. Guardi la clava, via, fuori di ball, una. E adesso... E tu ti metti qua, come ti chiami? Nicolò, non mi ricordo mai. Allora, qua. Se Nicolò si mette qua... Ah, ecco, ecco, guarda, sai già dove deve andare. Bene. E l'ultimo, quindi, per esclusione, ti metti così. Esatto. Va via, fuori di ball. Allora, mi raccomando, bene, signori, adesso quella cosa che è più importante è proteggere bene le parti più sensibili del vostro corpo. Esatto, anche l'altra mano, tutte e due, metti. Ok, la clava, via. Ok, mettetele bene, poi adesso uno si sdraia, guarda, uno si sdraia, tac, tac, guarda, guarda, mai stato così bene, vieni un po' più indietro te. Aspetta, guarda, facciamo un po' così, tac. Un po' così, oh lei, belli vicini vicini, uno si sdraia, mi raccomando, tenete bene tutto. Allora, adesso alzate un po' il bacino, un po' così. Allora adesso signori, spettacolo di magia, alza il bacino, uno, signori, dai, alza il bacino, non scappare, No, stai scappando! Via il cellulare! Due, vai! Dai, dove vai? Cosa ridi? Non c'è niente da ridere, questa è una cosa difficile. Tira su il bacino! Dai! Vai, tira su, dai! Tira su! Aspetta! Come sei caduta? Non l'abbiamo visto! Torna indietro! Dai, oh, questa è la prima volta che non ce la faccio a fare questo esperimento, non si è mai visto. Aspetta, perché forse devi metterti. Perché c'è tutti sto cellulare, sì. Non sa mai chi vi chiama. Ma chi ti chiama? La sera. Metti un po' più là. Dai che ce la facciamo. Via, o siete comodi, questa posizione mi piace tanto, perché di solito la gente scappa a un certo punto quando vede che non ci sta. Dai. Missione compiuta, signori. E adesso, solo per voi, un comodo set, signori, di cerchi. Anelli, signori, sono buoni, sono duri, li puoi mettere anche in testa, guarda, poi ci puoi fare anche giocoleria. Signori, un applauso al tavolo dell'IKEA, nuovo modello, quattro uomini, quando hai bisogno vanno anche a lavorare. E adesso tiratevi sui piedi, vai. Wow, oh, la prima volta che siete qui. Bene. A posto? No, aspetta! Prima si prendono gli applausi, datemi una mano. Papà, ti chiamo. Mandali un WhatsApp. Bene, allora, signori, adesso io il mio dovere l'ho fatto. Io spero vi sia piaciuto. Sento quando uno fa una domanda, la gente fa la risposta.
Sì. Ma voi non valete. Vi è piaciuto lo spettacolino? Sì. Cattivo. Comunque, e adesso invece c'è lo spettacolo, quello bello. Quindi non andate via, non alzatevi in piedi, perché ci sono quattro ragazze bellissime che fanno uno spettacolo che si chiama... L'hanno detto, l'avete sentito? La gonna abitata, un applauso! Adesso, quindi io tolgo tutto e forti gli applausi signori per la gonna, grazie a tutti! Beh, innanzitutto grazie di essere qua questa sera nonostante la pioggia. Non bravo! Tutto. Bravo Bress! Via così! Ci teniamo a dire che appunto lo spettacolo che state andando a vedere è un estratto dello spettacolo intero che queste bravissime ragazze fanno solitamente. Purtroppo non siamo riusciti a montare tutti gli attrezzi da appunto acrobatica che loro si portano in giro per l'Italia e per il mondo perché la struttura è un pochettino bassa. Quindi è un piccolo estratto del fantastico spettacolo che solitamente fanno in giro. Se vi capita, settimana prossima saranno a Firenze, quindi... È di strada. È di strada, sì. È di strada, se dovete andare, boh, non so, al supermercato e passate da Firenze. Magari sì, sì, no, è sempre così. Come no? Te non lo dici mai, sì? Thank you.
Thank you.
I sang it all night long, and my grandma came, I had to.
uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lame. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe, un portento, credi a me. Che bambola! Ehi, 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 ne grido, piccola! Dai, 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 non farla stupida! Sai, 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 io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, un gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un occhio. Che spettro! Lì per lì diventa pallida, poi 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 allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto, quella bozza sai che fa, implorandomi, piangendo, un bel bacio lei mi dà.
Woo-hoo!
Petra, un bel applauso, un bel applauso anche a voi. Ragazzi che provengono da Italia, Spagna, Belgio, Romania, Irlanda,